Lavorare in Giappone, il sogno di molti, la realtà di altri, ma anche la possibilità di tutti. Che in Italia si soffra di una vera e propria crisi per mancanza di posti di lavoro è una realtà. Può essere negata, ma rimane purtroppo vera e tangibile. Per alcuni è l'ultima, definitiva spinta per tentare di realizzare un sogno, andare a lavorare all'estero. Se stai guardando questo video, probabilmente lo sogni anche tu e hai una meta ideale, il Giappone. Ma cosa serve realmente per lavorare in Giappone? Per prima cosa dobbiamo parlare di permesso di soggiorno, perché in Giappone senza di esso lavorare è illegale. Non parliamo del paese delle favole, anche in Giappone esiste il lavoro in nero, ma non credo che il tuo sogno sia di fuggire dall'instabilità economica del tuo paese per andare a vivere nell'instabilità economica e correre rischi legali dall'altra parte del mondo. Per cui parliamo di permesso di soggiorno, detto comunemente visto. Esistono diversi tipi di visto, ma oggi andremo ad analizzare quello che forse maggiormente ti interessa, il visto studentesco pre-college. Visitare il Giappone col solo biglietto aereo non ti dà alcun permesso di soggiorno o visto che sia. Sei considerato un turista, al di là delle tue possibili aspettative, e i turisti non hanno il permesso di lavorare. Quindi, se il tuo scopo è quello di cercare un lavoro in Giappone, c'è poco che tu possa fare. Ti serve un permesso di soggiorno. Il visto studentesco o visto studentesco pre-college è la soluzione ideale in termini di opportunità e prezzo. In cosa consiste il visto studentesco pre-college? Chi vuole studiare in Giappone la lingua giapponese gode della facoltà di poter soggiornare fino a 2 anni. Tuttavia, si è vincolati ad una scuola di lingua giapponese per stranieri e alla presenza obbligatoria. Come fare ad ottenerlo? Innanzitutto bisogna cercare su internet la scuola adatta a te, chiedendo pareri e cercando giudizi da parte di chi la conosce, studenti, ex studenti, residenti in zona che hanno avuto modo di conoscere altri studenti, eccetera. Queste sono scuole per stranieri, per cui hanno sempre un sito web in lingua inglese o comunque dello staff che è in grado di leggere e rispondere a delle email in lingua inglese, per cui non esitare a contattarle per chiedere informazioni. Una volta determinata la scuola che reputi sia quella che fa per te, semplicemente manda un'email e la scuola ti darà tempistiche, metodi di pagamento e documenti necessari per l'iscrizione. Perché il visto studentesco pre-college è il metodo maggiormente utilizzato? Innanzitutto studierai la lingua giapponese. Potrai partire da zero o effettuare un test all'inizio per determinare il tuo livello e quindi iniziare da quel punto. È impressionante la qualità del risultato ottenibile in queste scuole. In 2 anni probabilmente sarai ad un livello superiore rispetto ad un laureato in lingua giapponese presso un'università italiana, senza nulla togliere al valore delle nostre università, ovviamente. Verrai preparato e guidato per il Japan Language Proficiency Test, che realmente è l'unica qualifica di competenza nella lingua giapponese che i datori di lavoro in Giappone richiedono. Hai un visto, cosa che ispira una certa sicurezza e ti permette di ottenere un colloquio di lavoro. Inoltre puoi chiedere il permesso per lavorare fino a 28 ore settimanali. Questo ti crea possibili presupposti per il campo lavorativo. Non sono pochi gli italiani che hanno iniziato con un part-time per poi ottenere un visto lavorativo grazie alla fiducia guadagnata e alla competenza dimostrata. Altri invece hanno conosciuto utili contatti sul posto di lavoro che poi si sono trasformati in datori di lavoro. E ciò ti permette anche di testare sulla tua pelle il mondo del lavoro giapponese. Sì, ma oltre al visto, cosa serve davvero per lavorare in Giappone? Innanzitutto, di sicuro, conoscere la lingua aiuta, anche se questo è un requisito basilare. Non è necessaria una laurea in giapponese, ma l'attestato JLPT, di cui abbiamo parlato prima, possibilmente di livello 2 o 1, i più alti, è la certificazione ottimale. Inoltre, avere delle competenze è un grandissimo aiuto. Il Giappone non cerca manovalanza. È vero che è facile trovare un impiego part-time come cameriere, come abbiamo detto nel nostro video sul lavoro part-time in Giappone, ma si tratta comunque di qualcosa di sussidiario. Una volta scaduto il visto studentesco sarà molto difficile ottenere un visto lavorativo come cameriere. Oseremmo dire quasi impossibile se non avete una laurea o anni di esperienza lavorativa in un ristorante. Come si trova un lavoro in Giappone? Premesso che tu disponga di un visto, competenza linguistica e una qualche competenza lavorativa, non ti resta che andare in un centro di collocamento e presentare gratuitamente la tua domanda di assunzione. Inizia magari con quello che trovi, maturerai contatti, esperienza col mondo lavorativo giapponese e amplierai il tuo curriculum con una o più esperienze lavorative. E la laurea? E anni e anni di esperienza lavorativa? Esistono molti tipi di permesso di soggiorno di tipo lavorativo, praticamente uno per ogni categoria di lavoratore. Ad esempio c'è quello da intrattenitore, quello da insegnante, quello da cuoco, per fare esempi banali ma semplici da inquadrare, che richiedono requisiti differenti. E mi pare pure ovvio e banale, non è che in Italia o altrove per un posto da astronauta prendono il primo che manda un curriculum, no? Vogliamo vedere un esempio concreto, dati alla mano? Prendiamo come punto di riferimento un vero sito che si occupa dell'immigrazione in Giappone. Vogliamo provare a lavorare come ingegneri? Bene, vediamo quali requisiti servono, oltre ad ottenere un datore di lavoro che mi garantisca l'assunzione, per ottenere il permesso di soggiorno di tipo lavorativo da ingegnere. Una laurea in quel determinato settore o 10 anni di esperienza. Questo vuol dire che un laureato nel settore può tranquillamente tentare di ottenere il permesso di soggiorno. E se non ho la laurea? Beh, allora va bene anche 10 anni di esperienza nel settore, certificabili ovviamente.
Un compromesso non male, direi. Mi sembra anche normale, perché con tutto il rispetto, voi mettereste un dottore in un ospedale che non abbia una laurea in medicina? Per cui non cadete vittima di negativismi che parlano di chissà quali requisiti o di chi vi alletta con facili assunzioni tramite i loro interventi o cose del genere. Solo l'ufficio immigrazione può concedere il permesso di soggiorno e queste sono le regole per concederlo. Ma vediamo un secondo esempio. Vuoi fare il cuoco? Dai 3 ai 10 anni di esperienza. Vuoi fare l'istruttore in qualche palestra? Dimostrami che hai esperienza in questo settore. Volete il nostro consiglio? Provateci, buttatevi, ma col paracadute. Il Giappone offre molte grandi opportunità, ma non è il paese dei balocchi. Devi essere pronto, sveglio e preparato. Vi auguriamo buona fortuna e se fosse interessati a lavorare part-time in Giappone, non perdetevi il video dedicato. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.